ragazzi e benvenuti in questo video Olanda 2 Germania 3. Il big match di qualificazione europea 2020 va alla nazionale di Löw. Meritata vittoria per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti. Però che partita, che spot per il calcio, che spot per le nazionali, ragazzi. Questa partita veramente ce la ricorderemo per un po' di tempo. Doppio vantaggio Germania nel primo tempo, pareggio nel corso del secondo per l'Olanda, che fa una rimonta incredibile. E poi Schulz, ragazzi, Schulz, il difensore dell'Hoffenheim, regala tre punti fondamentali per la qualificazione per la Germania. Tre punti firmati Schulz, ma anche l'assist di Reus, ragazzi, Marco Reus, decisivo in tre minuti. È entrato all'87esimo, al 90esimo aveva già confezionato l'assist decisivo che regala la vittoria alla Germania. Raccontiamo la partita, perché veramente è stata una partita incredibile. Germania in vantaggio al 14esimo con Sané. E Sané che sfrutta l'errore di De Ligt, che scivola in aria e attaccante del City e lo batte Cilicen con un diagonale, molto molto bello. È l'1-0 della Germania, che avrebbe anche l'occasione per raddoppiare, non la sfrutta, e l'Olanda sbaglia due gol praticamente fatti con Babel. E arriva la mazzata firmata Gnabry, un euro gol di Gnabry a giro, dove Cilicen non può veramente arrivare, non può assolutamente arrivarci. Ma il gol di Gnabry, ragazzi, ne vogliamo parlare, perché prende tempo a Van Dijk e fulmina Cilicen con un tiro a giro incredibile. Che gol che ha fatto Gnabry, ragazzi. 2-0 Germania al primo tempo, c'è la reazione però degli Orange, avviene immediatamente al 47esimo, cross dopo un angolo fallito da Depay e il colpo di testa di De Ligt, che si fa perdonare in parte dopo l'erroraccio del primo tempo. E poi, ragazzi, arriva lui, Memphis Depay, che gol, confusione in aria, lui la prende e la mette nell'angolino dove Neuer non può assolutamente arrivarci. 2-2, sembra il risultato che accontenta un po' tutte e due le squadre, e invece l'assist decisivo da appena entrate Marco Reus, che confeziona una palla d'oro per Schulz, che non può assolutamente sbagliare. Batte Cilicen per la terza volta e regala tre punti fondamentali alla Germania. Per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti, la vittoria è meritata, assolutamente, perché la Germania ha sfruttato appieno le occasioni. Ci ha avuto 5 occasioni per segnare 3 gol stasera. L'Olanda ne ha avute veramente troppe e non le ha sfruttate a pieno come le ha sfruttate la Germania. E facciamo un esempio: Babel nel primo tempo ha avuto 2 occasioni davanti a Neuer e gli ha tirato 2 palloni addosso. Ecco, un gol, ripeto, almeno un gol lo doveva fare Eric Babel, l'ex attaccante del Liverpool, che questa sera ha un po' deluso. Olanda leggera lì davanti, secondo me un po' troppo, anche Promes poteva fare sicuramente molto molto meglio. Mi è piaciuto un sacco Wijnaldum, invece la difesa dell'Olanda è veramente il punto forte. Van Dijk, De Ligt, anche se ha fatto l'errore, Blind, e veramente una bella fase difensiva. Poi l'Olanda riparte velocissima, cioè c'era anche De Roon, c'era De Jong, e veramente centrocampo pazzesco e una velocità di gioco incredibile. Cioè, due squadre proprio che andavano al 100%, quando ripartivano erano veramente dolori per tutte e due le difese. Bella partita, poi mi sono emozionato a vederla, divertito, e questo è uno spot per il calcio, è uno spot per le nazionali e tutti quelli che si lamentano per questo stop di campionati. Ragazzi, guardatevi questa partita, perché è stata veramente incredibile. Tra Olanda e Germania non si stanca mai di divertirsi. In National League fu veramente un dominio Orange, 3-0 ad Amsterdam, 2-2 e qualificazione alla Final Four per gli Orange. Adesso c'è la rivincita. Adesso nelle qualificazioni europee è arrivata la rivincita della Germania, che è riuscita a battere 3-2 l'Olanda alla Johan Cruyff Arena, proprio nel giorno in cui si ricordava Johan Cruyff morto 3 anni fa. Quindi veramente una giornata di ricordo per il campionissimo olandese. Io vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche ovviamente su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.